stabilito le giuste distanze proprio in ottica podio e classifica generale. Sul vincitore poco da dire, perché Lutsenko ha vinto il Giro di Sicilia l'anno scorso e quest'anno sta per si avvia a confermarsi vincitore. Non è il Giro di Sicilia, è il Giro Abruzzo, ma la corsa è molto simile. Ora Sivakov non sta più collaborando con George Bennett, perché ripetiamo che ci sono solo 2 secondi tra George Bennett e Pavel Sivakov, quindi sta cercando di innervosire Bennett, ma soprattutto abbiamo visto l'abbiamo visto molto più brillante Sivakov, e quindi ci sta che rimanga sulla ruota e poi riesca a guadagnare con la buono questi 2 secondi. Se dovesse vincere Lutsenko, secondo Sivakov andrebbe a conquistare 6 secondi, 4 per George Bennett, però su un arrivo come questo ci sta anche che ci sia anche distacco, quindi secondi nella volata, quindi tutto molto aperto. Bennett si sta nervosendo e non poco. Dietro ha visto Adam Yates, che si è messo davanti al gruppo con sulla sua ruota Diego Lissi. Qua davanti stanno rallentando molto, il loro vantaggio sta scendendo drasticamente, manca 1 chilometro. Teoricamente il podio è questo, però dietro qualche piccola possibilità. Intanto guarda Jan che arriva Christen. Anche Jan Christen, le ammiraglie l'hanno fermata, ultimo chilometro, poi si stanno avvicinando notevolmente. E Jan Christen sta tirando il gruppo, mentre i 3 fuggitivi sono in vista del triangolo rosso, la Flamme Rouge. Ultimo chilometro di corsa per George Bennett, Alexei Lutsenko e Pavel Sivakov. E la strada sale adesso. Ora sale fino al traguardo, pendenza costante del 7%, solo in un piccolo tratto la pendenza arriverà all'11%, e questo rettilineo, ultima curva a 500 metri dall'arrivo, dove siamo proprio noi in questo momento, quindi i corridori faranno questa curva a sinistra e vedranno là il traguardo in fondo, ma un traguardo che inganna. Devi essere bravo, attento, non puoi sbagliare il tempo, la tempistica nel partire, nell'iniziare la volata, perché ti potresti impiantare. Però guarda la potenza, la facilità di Lutsenko. È quello che sta meglio oggettivamente, ma lo ha dimostrato anche nei giorni scorsi, e oggi il ritornello sembra lo stesso. Il gruppo dietro sta rinvenendo molto forte, quindi in questo momento, volendo teoricamente, se dovesse prendere il secondo posto Sivakov, se qui si dovessero fermare ulteriormente, dietro non sono lontanissimi in classifica, ci sono 25 secondi, quindi il terzo posto potrebbe essere ancora aperto. È la giocata che vuole fare la UAE con Adam Yates, però intanto andiamo a vedere questo arrivo, questa volata. 500 metri, sempre George Bennett davanti a tutti con Pavel Sivakov alle sue ruote, e ultimo in posizione favorita, perlomeno privilegiata in questo momento, Alexei Lutsenko, che si alza sui pedali. Vediamo chi sarà il primo a scattare. Abbiamo detto, sembrato più in difficoltà rispetto agli altri George Bennett, mentre il più attivo sicuramente è stato Pavel Sivakov, ma il più in forma è Alexei Lutsenko, quindi è apertissima questa volata. Lutsenko si disinteressa della vittoria. Sivakov che va a posizionarsi in testa, Lutsenko si lascia sfilare e Pavel Sivakov va a vincere la quarta e ultima tappa del Giro d'Abruzzo davanti a George Bennett e Alexei Lutsenko, che va a vincere il Giro d'Abruzzo 2024. E adesso, solo adesso, arrivano gli inseguitori con Adam Yates, che sta tornando la volata, a Diego Lissi, maglia verde. E parte adesso Diego Lissi, un arrivo che per lui è assolutamente invitante, infatti è partito ai 100 metri e va ad aggiudicarsi la volata degli inseguitori con un ottimo quarto posto davanti a Guazzar. Quinto,
interessante il ragazzo, sì. Veramente molto interessante, bravo bene ieri. Ha corso scorsi anche oggi. Veloce perché è arrivato dietro Diego Lissi, adattissimo a questo arrivo, però davanti per Diego Lissi bene perché ha vinto un suo compagno di squadra, il bravissimo scalatore Pavel Sivakov, corridore che ha vinto il giro under 23 circa 7-8 anni fa, però ha quel tallone d'Achille delle cadute. Cade molto molto spesso, grande classe per lui che ora corre con sotto la bandiera della Francia perché lui è corridore russo, però dopo quello che è successo bisogna riconoscere che Sivakov ha fatto davvero un'ottima tappa e la vittoria finale però è andata ad Alexei Lutsenko, che si è gestito come solo i grandi corridori sanno fare. Questa la visuale dall'elicottero dell'Aquila che ha ospitato la quarta tappa del Giro d'Abruzzo. Qualche minuto di pubblicità e poi le interviste, il podio e i commenti finali.